ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo a Urbino, precisamente nella sala incisori della Casa Comunale, dove tra qualche minuto prenderà l'avvio la riunione pubblica che sta portando avanti la CIA da diversi mesi. Ci sarà una riunione pubblica per tutti gli agricoltori, per discutere di tutte le problematiche che gli agricoltori stanno vivendo in questo periodo, con tutti i soci e non della provincia, e per trovare anche delle soluzioni possibili. Venite con noi. Presidente, mentre sta prendendo avvio questa riunione pubblica, in Italia e in Europa c'è il marasma. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che il settore agricolo è in una situazione drammatica. Bisogna capire e distinguere quali sono i problemi. Dobbiamo assolutamente distinguere tra Europa e governo italiano e governo regionale. Oggi quello che sta effettivamente strangolando le aziende agricole è il problema del credito. Il credito, perché con l'aumento dei tassi di interesse noi abbiamo quelle aziende strutturate che hanno fatto investimenti che oggi si trovano in mezzo al mare. Allora bisogna che il governo italiano insieme a quello regionale trovi strumenti innovativi e facciano accordi con gli istituti di credito. Per o si mette in piedi una moratoria sui mutui oppure si rimette, come si può dire, dei mutui a lungo termine a tasso agevolato. Questo può permettere il rilancio forte delle aziende agricole. A questo dobbiamo sommare tutta l'annata agraria che è stata un disastro, non c'è stata una coltura che ha portato reddito, e quindi questo bisogna dirlo. Le accise sul gasolio non sono tolte, questo è un problema italiano, non è un problema europeo, quindi anche qui bisogna fare un passo in avanti. Per l'ultima, un altro problema è l'IRPEF sui terreni agricoli che il governo nazionale vuole rimettere. Allora, che aveva eliminato nel 2014. Che aveva eliminato nel 2014 e oggi lo vuole rimettere in una situazione drammatica in cui ci troviamo. Io penso che quella sarebbe proprio, diciamo, un disastro assoluto. Allora, concludo dicendo che ogni governo, sia a livello europeo che sia a livello regionale che nazionale, si deve assumere le loro responsabilità. Il settore agricolo deve tornare al centro dello sviluppo economico di questo paese, e per farlo ci serve la liquidità per farlo. Quindi io mi auguro che i governi, sia regionali, in questo caso la Giunta Acquaroli, sia a livello nazionale il governo Meloni, capisca che bisogna trovare un accordo sul credito. Presidente, è stata proposta la crisi di emergenza per la Regione Marche? Allora, la Regione Marche ha chiesto lo stato di crisi di emergenza, quindi va bene, ma il problema è che bisogna capire le risorse che siamo in grado di mettere, perché sicuramente non è sufficiente i 7 milioni di euro per quanto riguarda i danni della peronospora, eccetera, ma ripeto, bisogna tornare sulla liquidità delle aziende. Noi abbiamo bisogno di immettere liquidità nelle aziende e le risorse bisogna prenderle. Io capisco che i governi, partendo anche dall'Europa, arrivando in Italia, arrivando in regioni, i soldi ne hanno pochi, però bisogna andarli a prendere dove ci sono e bisogna avere la forza di far aprire i cassetti delle banche, che in questi anni comunque hanno messo tanti soldi da parte con i tassi di interesse che sono, diciamo, che sono aumentati. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna avere il coraggio di aprire quei cassetti. Da certi punti di vista, tutte le scelte che fanno la rotazione, a mio modo di vedere, sono giuste, però ci devono pagare, nel senso che le scelte, perché siccome le scelte che fanno poi ricadono sulla collettività, nel senso che se noi produciamo meno CO2, quindi se andare più fertili, dai meno concime, risparmi l'acqua, tutto questo sistema qui, quindi un meccanismo che si ricade sulla società, la società si deve pagare, e invece ci danno meno soldi, ma i soldi della comunità europea si rimettono sempre uguali, perché? Perché? Io mi domando questo. In tutta questa situazione di marasma, l'agricoltura ancora può salvare il futuro? Ma io fin da piccolo, anche i miei genitori hanno sempre fatto questa attività, e ci credevo prima e ci credo ancora oggi, perché l'agricoltura chiaramente è quello che dà sostentamento a tutto. Voglio dire, alla fine gli alimenti vengono tutti dalla terra. Ma in questo momento è stata messa a dura prova, sia sul piano finanziario che il piano burocratico. Sembra che vada di moda la carne sintetica costruita in laboratorio, oppure altre cose, ma io rimango tradizionalista, diciamo. A me piace la pasta fatta con grano che viene dal terreno e con le farine fatte
con il grano che viene dal terreno, non con insetti macinati o altro. Poi giustamente anche queste, se a qualcuno piacciono, li posso anche mangiare, sono liberi di mangiare ciò che vogliono. Io a me non piace, quindi rimango tradizionalista. La sua azienda come sta vivendo tutta questa manovra finanziaria, poi con l'approvazione del bilancio 2023 che ha portato fuori dei grandi buchi? Ma diciamo, io non è che seguo molto il finanziario, che perché il tempo me lo occupo più, però da quello che ho capito, anche ad esempio il fatto che hanno tolto l'agevolazione sul carburante agricolo, queste cose qua, chiaramente per un settore in difficoltà come l'agricoltura pesa molto, insomma. E qualche proposta lei? Non sono io, mi sa, in grado di fare proposte. Come no? Io penso che chi lavora, chi si sporca le mani, in questo caso come lei, può avanzare, sì, anche sul tavolo tecnico, come l'assemblea di oggi che porta avanti i punti. Le proposte sono che noi, io ho sempre detto che un'impresa agricola o non agricola che sia, dovrebbe alla fine dell'anno avere degli utili. Non, cioè, se un'impresa effettivamente è sana, deve avere anche un utile, altrimenti se si chiude sempre in negativo l'impresa non può funzionare, e quindi siamo arrivati a questi livelli che molte aziende falliranno. Perché adesso il problema che è venuto fuori è proprio la questione del credito. La questione del credito, ma questo specialmente per i giovani e per le aziende che hanno iniziato da poco. Io ad esempio, per fortuna, non ho mutui, perché ormai i miei terreni pagati tutto quanto, però nonostante io faccia difficoltà, penso che chi ha fatto dei mutui sia ancora più in difficoltà, e questo mi preoccupa molto per i giovani, per le nuove imprese che hanno iniziato da poco, insomma. Di solito l'Europa sembra decidendo, però bisogna fare gli interventi sul territorio, per la viabilità, le reti informatiche, tutte queste cose qui vanno a seguire le affrontate. Quindi io ho voluto dire questo perché a volte qualcuno cerca di spostare l'attenzione sui fatti da un'altra parte per non poterli affrontare. Ed è questo. Non è corretto. Lei è un imprenditore agricolo, come sta vivendo la situazione attuale? Mentre noi parliamo, in questo momento in Italia e anche in Europa si stanno mobilitando per proteste. La situazione è critica in questo momento. Già da un anno e mezzo la prima alluvione che c'è stata nell'entroterra, più tutte le norme che stanno uscendo dalla Comunità Europea, tutte leggi nuove che non ci permettono più di lavorare al meglio. I fondi sono stati tagliati, gli interessi sui mutui sono arrivati alle stelle, la materia prima è aumentata del 200%, è impossibile andare avanti. Da quanto tempo fa questo lavoro? Io ormai da 8 anni. 8 anni. Quindi per aprire attività ha fatto tutto l'iter, sì, dei mutui, insomma tutto quello che concerne per aprire un'azienda. Oggi cosa si sente di dire? Ma sicuramente che devono darci una mano concreta, perché così non si può andare avanti, specialmente per un giovane che vuole approcciare questo mondo non è semplice, devi avere spalle forti, altrimenti non è possibile fare più questo lavoro, non c'è reddito, non c'è niente. Si sente rappresentato dalla CIA come impresa? Sicuramente sì, la CIA ci sta mettendo una buona mano, ma serve fare di più, molto di più. Cosa proponi? Ma una richiesta concreta al governo, Comunità Europea, che insomma aiutino bene ad andare avanti, a recuperare i mancati raccolti e tutto il resto. Soprattutto per quanto riguarda i mutui, la moratoria sui mutui? Sicuramente, perché anche andare a chiedere un mutuo adesso è una cosa impossibile. Arrivati i tassi al 5-6% e paghi il doppio, il triplo di quello che chiedi, non è più possibile pagare, andare avanti. Un messaggio per chi ci sta ascoltando per rimanere ancora legati all'agricoltura, perché come le dice lo slogan, l'agricoltura non è il problema ma la soluzione, può salvare il futuro. Ma guarda, ci crediamo fino in fondo, specialmente io che sono giovane, ma sicuramente una mano va data. Le bandierine delle associazioni e vedere solo la bandiera dell'Italia, parlo dell'Italia chiaramente, perché questo? Perché vedere le bandierine vuol dire che gli agricoltori sono costretti ad agire da soli perché le loro associazioni non fanno più i loro interessi, quindi si sentono non rappresentati, i problemi li dobbiamo risolvere da soli. Presidente, una sala gremita di gente e grande interesse per le problematiche che si stanno verificando, e la CIA a fianco degli agricoltori.
Sì, oggi è stata proprio una bellissima giornata, la sala era veramente gremita, gli agricoltori erano presenti, attivi, hanno fatto anche domande, hanno anche chiesto delle possibili soluzioni perché insomma il momento è un po' drammatico, oltre un anno un po' particolare abbiamo visto, e anche il governo non ci sta aiutando perché ci ha messo dei paletti che rischiano di far fallire parecchie aziende agricole, partendo dall'IRPEF sui terreni, quindi no, è uscita anche una battuta, non, l'IRPEF sui terreni è l'equivalente di tassare un tornio a un tornitore o la sega al falegname, quindi è una cosa assurda. Il credito d'imposta sul gasolio agricolo, meno 20%, quindi ci troveremo il gasolio più caro del 20%. Insomma, una serie di cose, no? È uscita anche l'assicurazione per i trattori fermi, è un'assurdità. Cioè, un'assicurazione è per tutelarsi, no? Come diritto civile. Cioè, un trattore fermo che magari uno tiene per bellezza, per ricordo del nonno, nell'AIA, è una cosa assurda che debba pagare un'assicurazione. Ci stiamo muovendo anche a livello nazionale per chiedere che queste tegole che stanno cadendo sulla testa degli agricoltori vengano rimosse, perché altrimenti, come dicevo prima, rischiamo il fallimento di tante aziende. E questa tavola, avere ampio spazio anche a livello nazionale ed europeo, allargare un po' anche quello, il lavoro che state facendo con altre realtà? Sì, ne abbiamo già fatte alcune sul territorio, adesso il 9 la faremo a livello regionale per portare anche quelli che sono gli attori della regione a sentire le nostre preoccupazioni. A livello nazionale ci stiamo muovendo, ci siamo già mossi il 26 di ottobre a Roma, però adesso ci stiamo organizzando per andare a parlare e interloquire con quelli che sono gli eurodeputati a Bruxelles, perché è vero, le responsabilità sono divise, però parecchie delle responsabilità vengono dall'Europa. È stata interessante l'osservazione che è stata fatta. In quel famoso ottobre a Roma, durante la vostra manifestazione, eravate da soli, Presidente. Ha lasciato un attimino un po'... Sì, poi, sai, è una cosa che in questi giorni, no, che sentiamo che le organizzazioni non si sono mosse, noi... veramente eravamo da soli, abbiamo chiesto a tutte le associazioni agricole se volevano partecipare con noi, abbiamo chiesto a tutti i sindaci d'Italia se volevano essere al nostro fianco, anzi gli abbiamo chiesto di presentarsi con la fascia tricolore. Purtroppo la politica non ha proprio ascoltato il nostro grido di aiuto. Ma voi non mollate? Noi no, se no dovremmo prendere e andare a casa, quindi siamo qui, stiamo continuando, adesso che siamo in difficoltà aumentiamo gli incontri, aumentiamo quello che è il nostro lavoro, perché è questo quello che dobbiamo fare, portare il grido degli agricoltori all'opinione pubblica. Dall'Europa un primo risultato positivo dopo l'intenso lavoro dei referenti CIA e non solo a Bruxelles nel confronto degli eurodeputati, che ha portato alla momentanea sospensione del taglio del 50% dei fitofarmaci, cosa che avrebbe messo in forte difficoltà le nostre azioni. Non si può eliminare un prodotto indispensabile per produrre dal commercio senza una valida alternativa. Un'assemblea pubblica gremita di gente, salvare l'agricoltura per salvare il futuro, in che modo la CIA si sta muovendo? Ma la CIA si è mossa e si sta muovendo cercando di far comprendere a chi ci governa, ai vari livelli regionali, nazionali e comunitari, che gli agricoltori sono arrivati a un punto di non ritorno se non si modificano tutta una serie di cose che penalizzano fortemente le imprese agricole e che nello stesso tempo generano tasse verso le imprese agricole. La cosa che vince è la mancanza di credito, Presidente. Sì, la mancanza di credito sicuramente è una delle cose più importanti, ma noi abbiamo avuto da un lato la Comunità Economica Europea che ci ha messo il Green Deal creandoci grossi problemi di produttività, dall'altro un governo nazionale che ha fatto
un piano nazionale per lo sviluppo, i vecchi PSR, adesso c'è stato il piano nazionale, che alla fine cosa ha prodotto? Ha prodotto degli ecoschemi inapplicabili, dove gli agricoltori si sono trovati nelle nostre aree, in particolare nei seminativi, ad avere un 30, 40 o 50% in meno di integrazione al reddito, che era di fatto il guadagno che aveva l'imprenditore agricolo sulla propria azienda. Il bilancio è stato confermato l'anno scorso come un bilancio positivo, ma quello non ha fatto vero. Il bilancio dell'agricoltura, bilancio 2024, chi l'ha considerato positivo nelle Marche forse non vive nelle Marche, cioè è stato disastroso, non c'è stato un tipo di coltura che ha prodotto reddito, viste le condizioni sostanzialmente climatiche o in parte l'alluvione. Ma volevo dire, a quella protesta spontanea di agricoltori anche nostri, che ce ne sono molti anche nostri, e che tutti, e vedono tutti gli agricoltori insieme senza bandiere, noi guardiamo con molto favore, perché forse riusciamo a far comprendere che le cose che proponiamo per salvaguardare l'agricoltura i governi le facciano proprie e le applichino. Questo attaccamento all'Europa bypassando il nazionale. Allora, questo attacco all'Europa è un deviare quelli che sono i problemi e dare responsabilità cavalcati dalla politica. Le responsabilità sono europee, è vero, ma sono nazionali e regionali, perché i processi legislativi e l'utilizzo delle risorse le regole dettate sono nazionali e regionali. La regione in questo caso come vi risponde? Allora, la regione da un punto di vista finanziario aveva risposto bene nel cercare di mettere risorse per integrare il reddito degli agricoltori. Nel momento che ha fatto i bandi li ha talmente complessi che sono stati inapplicabili, quindi bisogna modificarli in modo tale che gli agricoltori possano realmente fare quei bandi ed applicare quella misura, perché molte volte chi fa le misure non conosce l'agricoltura. Lo stato d'emergenza arriva nell'imprenditoria giovanile, i giovani che si approcciano a questo settore. Allora, i giovani sono messi malissimo, con la situazione che c'è stata dell'aumento dei costi di interessi, con il credito che viene quasi a mancare, si sono trovati e si trovano ad affrontare mutui molto importanti, presi per fare i piani di sviluppo all'interno del discorso regionale, oggi sono con l'acqua alla gola. Servono qui interventi che possono almeno fare una moratoria di mutui almeno per un anno, ma anche interventi che vadano in qualche modo ad aiutare questi giovani che si sono impegnati a creare il loro futuro nelle imprese e che con l'annata 2023 non riescono a pagare le rate di mutui. Tale mobilitazione continuerà nella nostra regione con diverse assemblee, incontri con le istituzioni e con il coinvolgimento di altre rappresentanze sindacali e altre organizzazioni agricole e cooperative come Agrinsieme. Presidente, tra tutte le tematiche che sono venute fuori in questa riunione che ha accolto i cittadini, gli agricoltori e non solo, molto caldi per quanto riguarda questa forte tematica e questo grande disagio che sta vivendo il settore, ma la cosa che tra le varie cose preoccupanti c'è la questione della filiera. Sì, la filiera, noi chiediamo una parità di dignità alla filiera, in quanto la redistribuzione del prezzo dei generi alimentari, di quello che noi andiamo a comprare nel mercato, non è equo. Quindi chiediamo una costruzione di filiere agroalimentari con degli strumenti legislativi che normano queste filiere in modo che il prezzo sia ridistribuito in tutti i settori, perché quello che viene dato come prezzo, costo della materia prima non è remunerativo per gli agricoltori. E anche l'utilizzo delle proprie materie prime. Sì, questo fa sì che poi gli agricoltori non riescono più a coltivare a questi prezzi, quindi poi si va a cercare materie prime altrove. Un altro punto che avete toccato, molto a favore della CIA, che nessuno ha mai portato sul tavolo, è la questione delle aree interne, di non abbandonare le aree interne.
Sì, la CIA è sempre stata vicina alle aree interne ed è stata ed è l'unica che parla delle aree interne, che fa fronte dei problemi che ci sono, della mancanza dei servizi, della sanità, delle strade, di tutto quello che attanaglia gli agricoltori delle aree interne. Le aree interne non vanno abbandonate, perché poi si creerebbero dissesti idrogeologici, si crea abbandono con tutti i gravi problemi che poi ne sussistono. A oggi la CIA come si muove per le richieste a livello regionale e nazionale? Beh, la CIA è presente nei tavoli di lavoro della regione e poi a livello nazionale abbiamo tutto lo staff che lavora per questo. Noi cerchiamo di portare e di far fronte a tutti i problemi. Poi ascoltiamo a livello degli uffici locali, ascoltiamo i nostri agricoltori e sono loro il front per assistere i nostri agricoltori. Quindi per qualsiasi cosa ci sono gli uffici territoriali. Oggi in sala tanta presenza giovanile, questi imprenditori giovanili agricoli che stanno soffrendo più di ogni altro. Beh, gli imprenditori giovani noi li stiamo cercando, ci farebbe piacere averne ancora di più. Ne abbiamo, ma non sono abbastanza, perché il ricambio generazionale è indispensabile. Abbiamo molti agricoltori, diciamo, prossimi alla pensione, alcuni sono anche pensionati e continuano nella loro resilienza a coltivare i propri terreni. I terreni, come ho detto anche durante l'assemblea, devono essere utilizzati per produrre derrate alimentari, cibo, e se non abbiamo chi lo fa sarà un grande problema. Ma con uno scenario così quasi apocalittico forse c'è essere resti anche ad approcciarsi a questo tipo di attività? E certo, per un giovane è molto difficile approcciarsi a questo tipo di imprenditoria. Per questo chiediamo al governo, a tutte le istituzioni, di avere un occhio più favorevole per i giovani. Ma anche con questa legge di bilancio hanno ripristinato i contributi anche per i giovani, cosa che prima avevano un'esenzione per qualche anno. Tolto il biologico e tolta la misura dell'ex indennità compensativa, le altre misure che sono i pascoli, che sono tutti e che sono gli aiuti accoppiati, che è tutto legato ai dati che verranno restituiti da questo sistema. L'assemblea pubblica di oggi ha evidenziato gravi problematiche per quanto riguarda il settore, ma da un punto di vista tecnico, direttore, cosa mi può dire? Allora, da un punto di vista tecnico oggi sono stati guardati, diciamo, i problemi in maniera generale, però poi ogni problema va visto nello specifico e quindi dal punto di vista tecnico la cosa importante è che la CIA con la sua struttura nazionale, con le strutture regionali, con le strutture provinciali faccia sì che sia portavoce dei problemi anche tecnici specifici a partire dalla Comunità Europea al governo e alla regione, quindi poi noi interverremo con le specifiche su ogni istituto in maniera tale che siamo sempre a fianco degli agricoltori, tuteliamo i loro interessi e soprattutto il loro reddito. Facendo una lista a capofila, problema tecnico più evidente qual è? Problema tecnico, se parliamo a livello europeo, abbiamo detto diciamo la PAC, ma la PAC che è un problema però anche condiviso col governo italiano. Poi il discorso, diciamo, del Green Deal, che quello è una cosa è a livello europeo, però c'è tantissimi altri problemi che sono a livello di governo italiano, quindi non è soltanto il problema europeo. E poi abbiamo per ultima la regione per quanto riguarda i bandi regionali, o l'attivazione, diciamo, della moratoria dei mutui o altre, diciamo, situazioni che sono. Ognuno ha il suo ambito sul quale noi dobbiamo come CIA intervenire. L'asset governo, regione, Europa, come si discute in questi termini, soprattutto oggi? Oggi si discute, è una situazione molto particolare, è un momento particolare in cui spesso quello che viene detto eccetera non, diciamo, non corrisponde in realtà a una situazione, diciamo, reale. Quindi ognuno ha il suo campo di competenza, ognuno ha le sue responsabilità, ognuno ha il suo campo d'azione e noi dobbiamo come organizzazione intervenire nel campo giusto in maniera corretta e precisa, non confondendo ruoli o funzioni. Che è quello il rischio che poi si corre? Si corre di fare una confusione, di confondere, e questa cosa poi porta a una confusione. Quando c'è confusione gli obiettivi non sono chiari. E
per essere più pragmatici in questo momento particolare, qual è lo step iniziale da fare? Lo step iniziale è la comunità europea che vabbè, già diciamo, no, è mobilitata, però è il governo italiano e contestualmente la regione. Insieme, insieme, l'azione va su tutte e tre le linee, non c'è una linea, va in maniera contemporanea su tutte e tre le linee. È appena terminata l'assemblea pubblica organizzata dalla CIA che ha portato avanti le tematiche che stanno coinvolgendo il settore dell'agricoltura. È una sala gremita di gente, grande affluenza da parte degli agricoltori e non della provincia per la soluzione dei problemi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Fano TV.